start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Absolute Tactics, Daughter of Mercy, un gioco in vendita su Steam da metà settembre circa a 20,99€. È un gioco che potrebbe ricordare anche un Final Fantasy Tactics, è un gioco basato sullo sviluppo, diciamo, di combattimenti a turni, su multilivello, insomma, quindi anche in verticalità, sull'acquisizione di abilità e su una storia che comunque ci andrà a far esplorare diverse mappe, più di 25, più altre opzionali. Ho completato un brevissimo tutorial all'inizio che mi ha spiegato un pochino i danni, ma dobbiamo ancora esplorare tutto. Il gioco è realizzato a mano, tutte le mappe, e siamo corsi, diciamo, al villaggio perché avevamo sentito la campana delle emergenze e qui ci troviamo. Consegnaci immediatamente la figlia caduta, vile contadina, e potremo decidere di risparmiarti. La signora Juniper, belli disegni, devo dire anche la musica è molto bella. Non so di cosa tu stia parlando, qui ci siamo solo io e mio marito. Prendete tutto quello che volete, ma non fateci del male. Sappiamo che la figlia caduta è qui, forse dovremmo portarvi al cospetto di padre Eldritch. Lui è il cattivo, ve lo dico già in anticipo. Lui sa come far parlare i vili contadini come voi. Patetico. Questi siamo noi, Huxley. Non hai ancora la forza per affrontare quei soldati, nasconditi. Aspetta un istante, questa fattoria appartiene ai signori Juniper. Che cosa sta succedendo qui? Qui non c'è alcuna traccia di lei, signore. Se non troveremo al più presto una buona fonte di adenina, per padre Eldritch prenderà le nostre teste. Probabilmente hanno trasferito la figlia caduta a Corlys. Lì è molto più facile nascondersi. Bella pensata, soldato. Lasciamo questi vili contadini a necrofagi e spore. Andiamo. Devo provare a salvare il signor Juniper da necrofagi e spore. Ok. Huxley, so quello che ti sto per dire sarà scioccante. Questa è la voce che ci parla al nostro interno, perché abbiamo incontrato, diciamo, una statua che ci ha fatto avere una visione e adesso ci parla. Ma se non troverai la figlia caduta, il mondo sarà perduto. Cosa? Chi ha parlato? Ora non ha importanza, sono qui per aiutarti. Il peso del mondo è sulle tue spalle. Il gioco in italiano, l'avete visto? A parte un brevissimo filmato all'inizio dove parlavano senza sottotitolo, ma penso vada attivato dal menu. Ho un gran mal di testa. Concentrati, Huxley. Quel necrofago non ti ha ancora visto. Ah, ma l'hanno già fatta a pezzi. Lo attacchiamo alle spalle. Ok, vi faccio vedere subito che cliccando su noi possiamo scegliere il movimento, l'abilità e l'attesa. Allora, gli attacchi in questo gioco sono due. L'attacco normale, quindi quello fisico, e l'attacco di abilità. Al tempo stesso, anche il nemico, vedete, adesso compare la sua icona in basso a destra, ha delle icone in basso, a parte i punti in salute. Ha la prima spada, che è l'attacco, diciamo, fisico, e la difesa fisica. Poi ha l'attacco di abilità e la difesa di abilità. In questo caso credo che la difesa di abilità o fisica sia praticamente identica, quindi potremmo attaccarlo sia con uno che con l'altro, cioè senza eccessivi problemi. Andiamo. Ora possiamo attaccare con uno o con l'altro, vediamo l'attacco così, vai, proviamo. Mi ha fatto critico perché era alle spalle. Attacca un nemico alle spalle per infliggergli un colpo critico. Ok, perfetto. Qua c'è questa pianta. Queste piante qui, colpendole durante il nostro turno, ci rigenerano la vita, perché in pratica consistono in nutrimento per noi. Cos'è stato quel suono laggiù? Si è nascosto qualcuno qua, eh? Quindi possiamo andare a muoverci di nuovo, ma la storia ci fa saltare il turno e, diciamo, ricominciare. Attacchiamo. È un po' scomodo perché è ipersensibile il mouse, però ci si fa l'abitudine. Oh, Huxley, la spregevole creatura dietro questa porta sarà indubbiamente la tua più grande prova. In guardia, ok. Ah, è un cane. Oh, ciao, è pericoloso qua fuori, ragazzone, dovresti stare nascosto. Direi che si sa difendere. O affrontare questi mostri con grande spezzo del pericolo, io te ne andremo perfettamente d'accordo.
Ora controlli due unità, puoi selezionarle in qualsiasi ordine oppure seguire l'ordine di selezione predeterminato. Ok, arrivano i nemici, quindi iniziamo a capire cosa fare. Lui ha una buona difesa, loro hanno un'ottima difesa contro l'abilità, ma una pessima contro le abilità, quindi le abilità, scusate, gli attacchi fisici. Quindi noi muoviamo lui qua e lo facciamo attaccare, non ho subito attacco di opportunità, contro di lui. Vediamo così. Ok, così direi che è andata. Ora, lui ha concluso il suo turno, credo, infatti non c'è più il simbolino sotto. Il cane può muoversi qui e credo possa attaccare soltanto fisicamente, ovviamente. Lui ha la stessa difesa, quindi non cambia nulla. Vedete, gli ha tolto un po' di vita. Turno dal nemico, ora attaccheranno loro. Ovvio, poi il gioco non introduce nulla di nuovo, ne abbiamo già giocati parecchi, così. Però apprezzo onestamente il fatto che sia tutto tradotto. Non posso attaccarlo perché devo muovermi qui e poi attaccarlo così. Perfetto. Adesso il cane può fare solo attacchi fisici, abbiamo detto, ma lui ha un'ottima difesa. Vabbè, ci proviamo, va. Lo mandiamo qui e vediamo se riesce. Vediamo com'è la sua difesa. E la difesa con gli attacchi fisici è ottima, infatti non gli farà niente, infatti, si è visto. Cambio del turno. Aia. Ma neanche tantissimo, a dire la verità. Concludiamo la storia con il movimento, che ci fa portare il personaggio qui. E poi lui ha, come dicevamo, un attacco di tempesta di spade. Lo attacchiamo, che non ha difesa. E lo finiamo. Livello fatto, quindi andiamo a vedere anche il livellamento. Beh, intanto abbiamo sepolto i due, vedete che bello il cane disegnato che dorme, insomma. Beh ragazzi, se non altro oggi Axley Reinhardt è riuscito ad aiutare te. Siamo noi. Ehi voce, dimmi, chi erano quei soldati? Perché hanno ucciso dei contadini inermi? Chi è la figlia caduta di cui hai parlato? E infine, cosa diavolo è l'adenina? Sì, mi rendo conto che sono molte le informazioni, specialmente per una singola missione, ma sono convinta che non costituiranno alcun problema per un grande avventuriero come te. Non hai risposto, voce. Le risposte arriveranno, te lo prometto, ma in questo stesso momento vi sono soldati in marcia verso Corlys. Il popolo va messo in guardia. Va bene, voglio aprire quel forziere lì. Devo avvertire i miei amici, resta qui ragazzone, tornerò a vedere come stai dopo aver salvato Corlys, ma ti farò un'ultima domanda. Non è che per caso sai cosa diavolo è l'adenina? Ok, lui dorme, va bene. No, dovevo prenderlo in combattimento quel forziere, mannaggia, vabbè. Abbiamo ottenuto Bacca Lunare, Intervento Divino, rianima un alleato con 25 punti, ok, e una generosa quantità d'oro. Va bene, andiamo avanti. Vediamo il caricamento della nuova mappa e il proseguo dell'avventura. Vedete, questi sono i video in cui bisognerebbe tradurre. Magari c'è da attivare, adesso andiamo a vedere. Siamo arrivati in città, Corlys? Corlys è sotto attacco. Scusate, ma... Ah no. Mamma mia, ma vanno giù tutti con un colpo qua. C'è una barriera da abbattere? Sai la larga, ragazzino, finirei per farti male. Non ho alcuna intenzione di nascondermi mentre i miei amici sono in pericolo. Devo proteggere la mia città. Beh, almeno il primo che non muore dopo un colpo. Ottimo. Mettiti in salvo. Ho già abbastanza di cui preoccuparmi senza dover pensare a proteggerti. Ma io sono in grado di badare a me stesso. Dico sul serio, trovati un posto dove nasconderti. No, no, vengo a aiutarti. Queste Callie, i disegni sono bellissimi, devo dire. Axley, no, hai sentito il capitano della guardia, mettiti al sicuro. Callie, finalmente ti ho trovato, la nostra voce si è svegliata e... Come fa la voce nella mia testa a conoscere la signorina Callie? Vabbè, adesso entriamo, inizio la missione. Allora, voglio vedere una cosa però. Voglio vedere una cosa perché premo ESC, vado in opzioni. No, possiamo cambiare la difficoltà. Ma non ci sono sottotitoli.
Vabbè, niente. Anzi, no, forse su grafica. No, ma grafica abbiamo già visto. Niente. Facciamo un salvo alla partita giusto per avere un save se qualcosa dovesse andare male in questo combattimento. Perfetto. Andiamo. Adesso ci spostiamo cliccando su noi stessi. Quindi. Sì, fa un po' fatica a prendermi il personaggio. Ok, attacchiamo le spalle. Lui si difende con, credo, niente. Sì, beh, 1-1, ma facciamo critico, ovviamente, come ci insegna il gioco. Il turno dei nemici, lui... cavoli, non ce l'ha fatta. Cavoli, l'ho fatto fuori, dobbiamo andare a salvarlo. Perché soprattutto se attacca... sì, ciao. Va bene, turno del giocatore. Ok, dai, andiamo qua. Va. Iniziamo a temporeggiare. Facciamo un critico per forza di cose. E poi aspettiamo l'attacco. Abbiamo fatto anche un livello. Poi dovremo vedere il aumento di abilità. Ci ha tolto 4 punti. Ne abbiamo 24. Quindi questi non si muovono. Attack. Ottimo. Molto bene. Ci possiamo muovere. Quindi praticamente è molto bello che non esclude il movimento se prima attacchiamo. È molto, molto bella questa cosa. Turno del nemico. Dai, vediamo se si muovono quei quattro là. No, stanno fermi. Rianima gli eroi alleati utilizzando l'oggetto intervento divino nel menu oggetti. Ok. Allora, vediamo se possiamo usarlo da qua. Usa oggetto, intervento divino, rianimo. Non posso perché devo spostarmi, quindi spostati qui e usiamo l'oggetto intervento divino e anima. Scusa, ma perché non me lo fa? Ah, devo mettermi qui, mannaggia. Sbagliato. Però voglio vedere se attacco il vaso di fiori. Ok, no, è tutto attaccabile. Devo tirarlo in piedi quello lì. Speriamo che non mi prenda merda. Ho sbagliato. Vabbè, facciamo così. Vediamo se riusciamo a svangarla lo stesso. Intervento divino. Ha risuscito lui. Perfetto. Non dovresti essere qui, ragazzino, ma cercherò di proteggerti. Stai indietro di me mentre aiutiamo Callie. Capitano della guardia Arkin è salvo. La libera Callie. Questo non è tradotto. Puoi attivare le forze di altri oggetti interattivi attaccandoli. Perfetto. È l'unica interazione qua che c'è. Cioè non c'è un utilizzo. Attaccate e usate. Allora. Posso usarne due adesso. Però tocca loro e non attaccano. No. No. Posso fare solo aspetta. Vabbè, aspettiamo. Ok, tocca a me. Ok, no. Faccio un passo dietro. No, posso usare lui, sì. Attacca. No, è brutta cosa questa che attaccano i... Che attaccano solo in direzione dritta. Dobbiamo attivare la leva. Ma non possiamo adesso, quindi... Provo a far così, vediamo se... Ok, livellato anche lui. Adesso arriva un altro dei nostri. No. Ma cavoli, ci ho fatto un bel pelo qua. Finché non si muovono quelli a me sta bene. Dobbiamo far uscire l'altra tizia. Ok, tocca a noi. E che facciamo noi? Noi andiamo qui e attacchiamo il forziere. Tesoro scoperto, una generosa catasta d'oro e 35 punti vita. Quindi potrei usare anche un oggettino come mia seconda abilità. No, ho già fatto. Vado a difendermi. Mannaggia, mi difendo da qui o da qui? No, da qui, perché dobbiamo andare a
tirare la leva. Mannaggia, gli ho fatto poco danno. Lui intanto va lì e mi difende, mi sta benissimo, lui è sacrificabile. Si può dezoomare tutto poi. Ahia, userò l'oggetto io. Userò l'oggetto. Sì, si dezooma leggermente, ma vabbè, io uso l'oggetto, no, non l'abilità, ma l'oggetto, e ripristino i punti vita su di me. Perfetto, siamo vita piena. Posso ancora muovermi e dire che mi sposto qui. Così do una mano al mio amico. Il mio amico lo faccio muovere qui. E gli faccio dare una bella mazzolata a sto tizio qui. Ok. Molto bene. Abbiamo perso l'altro. Però dobbiamo liberare lei, c'è poco da fare. Quindi dobbiamo farla in cooperativa, l'operazione, perché... mannaggia. Allora. Io non posso muovermi. Anzi, potrei. Vediamo se me lo lascia fare. No. Mannaggia. Posso far muovere prima lui. Quindi possiamo fare questa cosa qui. Lui si muove qui. E lo attacca. Così. Ok. Io... potrei, se me lo consentono. No, mannaggia. Vabbè, andiamo fino qui. E vediamo se riesco ad attaccare a distanza la leva. La leva l'ho tirata ed entra in gioco anche Cully. Ma avresti dovuto dare retta al capitano della guardia. Aspetta, devono aiutare a proteggere gli abitanti di Cardes. Questo non è un gioco, Axili. È così che la gente muore. Lo scontro si complica, però adesso abbiamo un nuovo combattente. Allora, muovi qui. Mazzuola. Vediamo che abilità. Flagello velenoso. Probabilità di applicare veleno. No, queste me le tengo per la fine, perché... ok, non ho visto cosa ho fatto, ma probabilmente ho cliccato. Vabbè, Axley, no, abbiamo finito tutti. Ok, questo va e attacca il nostro... sì, beh, non gli fanno niente di che, Questi non si muovono. Allora, cosa che mi fa più paura è questo. Attacca questo. Mannaggia, mannaggia. Non posso neanche muoverlo. Allora, no, prendi, no, questa, attacca, lei, e tu aspetta, tu attacca questo, non attacca di fronte, attacca solo di lato, ok, vabbè, vediamo se noi possiamo muoverci, sì, qui, e gli... no, ho sbagliato. Non ho capito che avevo selezionato. Noi però possiamo muoverci qui e vediamo che danno gli facciamo. Allora, lui è bravo a difendersi. Si difende poco sulle abilità, quindi usiamo quelle. Ottimo! È abbastanza circondato, ma sta arrivando ancora un necrofago. Mamma mia, metà vita mi ha tolto. Dai, fine. Poi muovi qui. Molto bene. Tu muovi qui. Vediamo se gli fa danno da qua. Sì, perché non fa danno vicino, fa danno lontano perché ammazza Frusto. Ottimo, adesso ho capito come funziona. E questo il mio amico qua, lo sposto qua. Così almeno... e non posso attaccare, quindi passo il turno. O lancio un oggetto. Sì, uso un oggetto, uso la bacca lunare su me stesso. Aspetto. Sì, no, aspetta. Turno del nemico, ok. Ma il gioco non è male. Non innova niente, perché ne abbiamo già visti giochi così, graficamente belli così, ce ne sono.
Ma questo non è male. Non lo conoscevo, dico la verità, quindi... E non l'ho trovato io, ma mi è stato proposto di portarlo in video. E... complice il fatto che è in italiano, ho deciso di dargli una possibilità. Devo dire che... al suo perché. Adesso io sposto tutti qua avanti e posso attaccare in modo da aprire il forziere. Adesso toccherebbe a me, io mi sposto qua. Ok, vediamo cosa succede adesso. Ovviamente è un gioco fortemente orientato alla... vabbè, combattimento a turni, un po' alla XCOM se vogliamo, ma soprattutto anche alla storia. Sì, 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 va bene. Ah, devo dargli la direzione dove stare, ecco, questo non ci avevo mai fatto caso, cliccando sempre a caso. Ok, turno il giocatore, quelli non fanno niente, secondo me non va a finire benissimo qui, perché... Allora, tu vai qui e attacchi il forziere. Ok, abbiamo ottenuto quello, vediamo chi ha bisogno di aiuto. Se attacca questo, vedete che ottiene 14 di vita e ha tolto le bacche dalla pianta. Ok, tocca a me e me ne vado qui. E passo il turno, girandomi verso su. Bisogna fare attenzione perché se si dà alle spalle si subisce un critico. Ok, questi iniziano. E lui... Ok, no, fortunatamente non... avevo bisogno io di una mano adesso, perché sono abbastanza circondato. Vediamo cosa riescono a fare. Allora, tu riesci ad attaccare... lui. Ok. Vediamo subito cosa... riesci a muoverti? Vieni qui. Ok, così mi dai una mano. Tu... riesci a fare un... Vediamo, attacchiamo con l'abilità. Sì. Quindi facciamo un passo indietro. E vediamo se riesco con l'abilità a colpirlo. Sì, al pelo. Ottimo. Level up. Ok, lui potrebbe attaccare questo. Perfetto. E si potrebbe muovere facendo un passo indietro, girandosi in su ovviamente. Perfetto, così siamo abbastanza coperti. Mamma mia, ha bisogno di cura lei. E credo anche lui. E gli ha dato un debuff. Mannaggia, non si è messi bene. Vabbè, abbiamo recuperato una risuscita lì, quindi potremmo farcela comunque. Allora, vediamo. Lei ha bisogno di cura. Io faccio una prima cosa. Uso un oggetto, una bacca lunare, lo uso su di lei. Non posso. Vabbè, questo qui muore adesso, quindi io mi sposto qui. Uso un oggetto, la bacca lunare, su di lei. E uso il turno. Lei... Ma sono io questo, passo il turno, girato così. Tu potresti attaccare. Col mazzafrusto no, con... No. Non può attaccare, mannaggia, perché può attaccare solo lontano. Quindi non può neanche muoversi perché è incastrata lì. E abbiamo fatto una cavolata, però intanto l'abbiamo curata, quindi mi sta bene. Lui potrebbe attaccare lui. Provo ad attaccare di nuovo? No, può solo muoversi. Passa il turno. Non si è messi bene adesso, perché lei è troppo vicina. Lei può fare ancora un attacco? Ma non si può muovere. Mannaggia. Abilità, può usare un oggetto su di me. No, su di lui. Ottimo, così si cura. Perfetto. E poi passa il turno. Girata verso di questa. Ok. Non si è messi bene. Però ci siamo curati tutti. Mannaggia, quello lì va tirato giù subito.
va tirato giù subito. Allora, dobbiamo attaccare anche noi adesso, noi in termini di axi. Allora, tu devi fare questo giro qui e gli dai una mazzuolata dietro. Ok. Poi lei... no, aspetta. Lui prende, fa danno a lui e lo uccide. No. Va bene. E potrebbe... lui no, sta fermo lì, no, non girato di là, no, vabbè, fai il passo qui e attacca lui, ottimo. Quindi ce n'è rimasto uno solo e noi non siamo messi malaccio, soprattutto se attacca una volta sola. Quindi allora tu vai qua sotto e gli dai una mazzuolata immediatamente, che comunque lui subisce parecchi danni fisici. Tu muovi qui e credo tu possa fare un attacco, ottimo. E io posso andare qui e fare un attacco di spade, ottimo. L'abbiamo organizzata piuttosto bene, devo dire. È stata estenuante, eh? Molto interessante. Oh no, è lui. Bel drago. Ma chi sei tu? Fai attenzione, Axel. Questo uomo è estremamente pericoloso. Queste cose sono un po', non lo so, le trovo un po' orientaleggianti quando c'è il cattivo e compaiono tutti vestiti dorati. Mi chiamo padre Eldritch. Queste sono le mie figlie della misericordia. E tu dovresti pregare per la tua vita. Ah sì? Beh, mi chiamo Axley Reinhardt e sono solo una peste presuntuosa che gioca a fare l'eroe. E presto sarai anche morto. Arriva il cane? No. Non è adorabile. Un cane spelacchiato pensa di potermi affrontare. In quanto a te, eroe, so che credi di riuscire a sgattaiolare via sano e salvo, ma questo non è quel genere di storia. Perché oggi è il giorno in cui Axley qualcosa verrà ucciso da padre Eldritch e dalle figlie della misericordia. Oddio. Aiuto! Aspetta. Axley, ti metto di metterti in salvo. Cioè, questo gioco punta molto sul colpi di scena. Che noi andiamocene. Suppongo che abbiamo ottenuto ciò che cercavamo. E poi ho cose molto più importanti di cui occuparmi di questa gente. Lenexa, è ora che impari a prenderti delle responsabilità. Ora questa regione ti appartiene. Andiamo, perché io... Lenexa, ricordati qual è il tuo posto, non rispondere al nostro padre. E va bene, ascoltate sapientini, ma qui comando io, si fa quel che dico io, capito? Cittadini di Corlys, non opponete resistenza alle figlie della misericordia, altrimenti tornerò e sarò assai meno compassionevole. Va bene, no, non gli ho fatto la sua voce nell'ultima battuta, ma va bene. A dopo, sapientini. Ok, signorina Callie, hanno preso Elise. Capitano della guardia, dobbiamo salvarla. Va bene, molto interessante. Vittoria, abbiamo vinto delle cose. E tra l'altro abbiamo anche livellato, quindi saranno aumentate la nostra cosa. Ok, qua è l'accampamento, la carovana. Abbiamo il negozio degli oggetti dove possiamo spendere i soldi, quindi comprerò magari un medicinale. Possiamo andare alla caserma e vedere le nostre unità. Tra l'altro, Kitelmo, si possono potenziare le armature, cioè cambiarle. Cambiare le classi. Però al momento no. Qua si passa da uno all'altro. Kitelmo e tutto. Visualizza le abilità. Aspettate che voglio farlo sul mio personaggio principale. T, le abilità. Tempesta di spade, ok.
Forse aperte qua le statistiche. La farmacia ci consente di spendere dei potenziamenti per dei potenziamenti permanenti, quindi un punto salute in più a 500 monete. Missioni opzionali, quindi le 13 che vi dicevo di mappe alternative opzionali per sbloccare segreti e cose del genere. Negozi di equipaggiamento dove possiamo andare a prendere nuove armi ed equipaggiarle ai nostri eroi. Posso salvare la partita. Non ho capito esattamente come funzioni il livellamento, ma credo aumenti a sto punto. Vabbè, o ci dà nuove abilità, oppure vediamo un attimo, però non credo. Tutte le abilità, questo. Sì, dovrebbe darci comunque nuovi punti salute e nuovi punti azione. Infatti sono aumentati salendo di livello e la gittata invece dipende, penso, dall'arma che possediamo. Ragazzi, questo era il gioco. Non ha modalità particolari, nel senso vi giocate la storia con o senza le missioni opzionali. Insomma, quello che si fa fondamentalmente è combattere alla fine, quindi devono piacervi i giochi tattici a turni. Qua abbiamo Orde della Misericordia, che è una modalità a turni a ondate, ma non è ancora sbloccata. Andremo avanti poi con l'avventura. Il gioco è tradotto in italiano, a parte qualche rara frase ogni tanto. È molto interessante, disegnato molto bene, graficamente molto bene. Ci sono anche i soliti colpi di scena tipici di questi giochi più tendenti a Oriente, insomma. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!